quel momento senza un disegno di sviluppo della città intera. Allora, il secondo fatto è questa carta che voi vedete e che poi è esposta anche in Orsa Michele. Queste carte del piano 49-51. Allora, come dire, chi ha studiato queste cose lo sa, ma nella pubblicistica, anche quella sul numero 12 di urbanistica, queste cose sono riportate. Il numero 12 di urbanistica è un numero famoso per noi che ci siamo occupati dell'urbanistica a Firenze, è del 54, dove appunto si parla della ricostruzione del centro, ma si parla anche di questo piano regolatore del 51, perché c'è un primo incarico siamo alla fine dell'amministrazione guidata da un sindaco Fabiani, comunista, e Fabiani dà incarico a un gruppo di progettisti, tra i quali ci sono Detti e Savioli, di fare un piano regolatore per la città di Firenze. Superato, l'incarico viene dato nel 49 e il gruppo agisce tra il 49 e il 51. Questo piano è, come dire, un precedente importante per quando poi Detti ricomincerà a rilavorare al piano regolatore 10 anni dopo, ai tempi dell'amministrazione centro-sinistra con la Latina. È un piano importante perché, se voi riguardate queste carte, intanto è importante perché non so se credo sia stato senz'altro una necessità imposta da Detti. Il piano, pur essendo alla fine degli anni 40, pone fin da subito il problema che lo sviluppo della città sia inquadrato in un disegno di sviluppo intercomunale. Chi ha guardato le carte è andato a riguardare un piccolo lavoro che fu fatto a suo tempo, che cercava di individuare i limiti dell'area intercomunale che poteva essere interessata da questo disegno di sviluppo pianificato. E questo avviene ancora prima che il Ministero, che lo fa soltanto nel 1956, il Ministero Lavori Pubblici, che aveva la competenza, definisse quali erano i comuni interessati dal disegno di sviluppo comunale. Quindi una prima, come dire, requisito importante di questo piano 52 è il fatto che abbia alle sue spalle questo studio sulla delimitazione intercomunale. E poi l'altro fatto importante è che qui si ritrovano delle idee importanti che sono riprese dal piano 62. L'idea di proiettare, cioè intanto, come dire, l'idea di contenere lo sviluppo verso nord, verso est e verso sud, per proteggere la conca collinare che circonda il centro storico, conca collinare che ne abbiamo sentito parlare, fatta di un paesaggio denso di valori, valori che si sono stratificati nel tempo, e quindi anche allo scopo di proteggere la collina, oltre che, come dire, dare delle indicazioni di contenimento dello sviluppo in queste direzioni, c'è l'indicazione principale di proiettare lo sviluppo verso nord-ovest. Voi vedete questo disegno, non so se io si posso agire con un'altra legge, sì. Allora, voi vedete questa parte qua, non so se che sarebbe la città lineare, la città lineare che va verso Sesto Fiorentino e Prato, disegno che poi viene ripreso, poi c'è lo sviluppo qui ad ovest verso le piagge e lo sviluppo a sud ovest verso lo Scandicci. Ecco, allora, queste sono idee. Ce n'è anche qualcos'altro di importante, perché già l'idea del centro direzionale che poi sarà riproposto nel piano 62, anche questa fa parte già delle idee contenute nel piano regolatore del 51. Questo piano regolatore del 51 però non diventa legge, non entra in vigore, perché tra l'altro poi va messo in evidenza che a quell'epoca Detti lavorava in equipe con dei suoi amici che poi, come dire, con cui si è sempre trovato in contrasto, per esempio aveva un ruolo importante in quella fase Leonardo Savioli,
Nella viola è quello che presenta il piano regolatore del 51 sulla rivista urbanistica che vi dicevo. E poi c'erano altri, c'era il capo dell'ufficio tecnico del comune, ora non mi ricordo, c'erano altri architetti che poi sono diventati anche suoi nemici politici, per esempio Lando Bartoli. Vabbè, e comunque era un gruppo, diciamo, esteso rispetto a poi, come dire, al diverso gruppo che lavorava al piano ai tempi dell'amministrazione Lapide. Allora, queste sono le tre carte, le due carte del piano regolatore 41-51. Vi dicevo che è importante però dire che al 51 il piano, cioè, non va avanti l'iter di approvazione di questo piano, perché probabilmente finisce l'amministrazione che aveva dato incarico di questo piano, cioè l'amministrazione finisce il suo mandato e c'è un cambiamento politico, nel senso che entra in carico una nuova amministrazione, è la prima amministrazione di Lapira, che è un'amministrazione centrista, e il piano viene sottoposto ad un voto, ma viene come dire, approvato soltanto con uno studio preliminare, non diventa legge e, come dire, e resta lì nel cassetto per un periodo di tempo abbastanza lungo, perché poi il piano regolatore se ne riparlerà alcuni anni dopo quando dalla seconda amministrazione Lapira, perché c'è una seconda amministrazione Lapira, perché qui le cose sono complicate, si passa ad una gestione di un commissario prefettizio che si chiamava Lorenzo Salazar, e questo sarebbe, come dire, l'antefatto che precede il piano regolatore del 62, cioè l'episodio che precede, diciamo, più direttamente la formazione del piano regolatore 62. Allora,